Prego, è tutto pronto. Bene. Sì, eccoci qui. Intanto grazie a tutti, oltre che ai panelist, anche a chi ha deciso di seguire questa sessione. Il titolo di questo panel, come avrete visto, è Deindustrializzazione, bonifica e riuso dei territori, la vicenda del Mezzogiorno italiano. L'idea di questo panel nasce da una discussione fra coloro i quali presenteranno oggi e nasce soprattutto da una curiosità, direi. Cioè, ecco, che cosa è successo nel Mezzogiorno negli ultimi 30 anni a livello di politiche di sviluppo, dove si è avuta, ce lo dirà meglio sicuramente Melania nel suo intervento, una profonda trasformazione rispetto all'esperienza precedente. E contestualmente che cosa è successo sul fronte anche della gestione del risanamento ambientale, poiché diciamo, queste nuove politiche di sviluppo si sono intrecciate cronologicamente e direi anche ecco, nelle esperienze concrete con il grande tema della bonifica, che è un tema che evidentemente ha una rilevanza nazionale a partire dalla fine degli anni 90, inizio anni 2000, ma nelle aree industriali o ex industriali del Mezzogiorno assume una peculiarità che cercheremo di approfondire in questi interventi. Ora, il nostro panel è così organizzato. Melania Lucifora dell'Università di Catania farà un intervento, diciamo, che ci fornirà un quadro d'insieme, una cornice generale quasi, dell'intervento straordinario, i programmi negoziati, in quadro generale, in chiave nazionale e comunitaria. Quindi affronteremo quattro casi specifici. Salvatore Adorno si occuperà della bonifica del SIN di Priolo, Giovanni Ferrarese del caso delle aree industriali lucane, Andrea Ostuni dell'area industriale di Brindisi e io infine io sono Salvatore Romeo, della vicenda del molo polisettoriale di Taranto. Bene, io insomma interromperei qui la mia breve introduzione e darei subito quindi la parola a Melania Lucifora. Grazie Salvatore. Dunque, il titolo del mio intervento, dall'intervento straordinario ai programmi negoziati, un quadro generale in chiave nazionale e comunitaria, rimanda a intanto un lungo periodo, perché questa transizione è una transizione che comincia già alla fine degli anni 70, dato, diciamo, il proposito di smantellamento della cassa per il 1980, che poi viene un po' protratto, ma si prolunga teoricamente fino alle politiche comunitarie e quindi fino a quella stagione che si apre prima con i patti del 96, ma soprattutto con l'Agenda 2000, 2006. È un periodo molto lungo, quindi chiaramente molte dei concetti a cui farò riferimento rimandano al paper e saranno qui soltanto accennati. Fra l'altro, tante delle questioni che in termini generali si possono porre su questa transizione dalla fine delle politiche meridionaliste al varo di una programmazione, diciamo, ordinaria che è sotto la spinta delle riforme dei fondi strutturali e quindi delle politiche regionali europee operate da Delors tra la metà degli anni 80 e la metà degli anni 90, si ritroveranno proprio nei casi che vengono presentati dopo, che sembrano per certi versi anche una esemplificazione di una serie di passaggi che teoricamente posso in qualche modo richiamare. La tesi del mio ragionamento è che tante delle questioni che noi troviamo di spiegarsi negli anni 80 e 90 hanno le loro radici in un periodo precedente, quindi farò riferimento sostanzialmente a due snodi temporali che riguardano la fase finale dell'esperienza della Cassa del Mezzogiorno e in particolar modo la legge 86 del 1965 e la legge 853 del 1971. Ci troviamo, diciamo, a ridosso, alla metà e poi a ridosso del decennio dell'esperienza del centro-sinistra, dell'esperienza riformista del centro-sinistra e questi due momenti sono in qualche modo citati per ragionare sulla transizione.
questione, perché con la legge 86 del 65 noi assistiamo ad un cambiamento importante nel modello di gestione della cassa, che è appunto quello di una maggiore centralità della politica rispetto all'autonomia del management della cassa stessa. Quindi un primo passaggio che, rafforzando i poteri del Ministro per il Mezzogiorno rispetto a quelli che erano i poteri autonomi della cassa, avvia un processo, come dire, di maggiore controllo della politica. La legge 853 del 71, che trova il suo perno nella figura del CIPE, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e del CIPI, è importante perché noi ci troviamo già in diciamo in uno Stato, in un ordinamento regionalizzato, e quindi il ruolo del CIPE è quello di armonizzare tutta una serie di soggetti istituzionali che vengono coinvolti nella programmazione. E la svolta introdotta dalla legge non riguarda soltanto l'integrazione delle regioni come orizzonte definitivo di trasferimento delle competenze programmatorie, quindi parecchie competenze vengono delegate alle regioni e la cassa assume sempre più la fisionomia di un soggetto, diciamo, di supporto tecnico, ma dall'altro si introduce anche la figura della contrattazione programmata, che poi vedremo rafforzata negli anni successivi. Perché? Perché naturalmente con l'avvento della crisi economica, insomma, via via si rafforzerà l'obiettivo di coinvolgere i privati nelle politiche di sviluppo del Mezzogiorno, e quindi questo nuovo approccio che maturerà poi con un approccio pienamente negoziale negli anni Ottanta, noi lo vediamo già immaginato e prefigurato con questa legge. Le regioni sono un passaggio fondamentale perché quel processo, diciamo, di politicizzazione delle scelte della cassa si accentua con l'intervenire degli attori regionali, anche per la natura molto conflittuale che viene ad assumere questo processo di regionalizzazione. E quindi, per conflittuale intendo, delle soluzioni di distribuzione delle deleghe e delle competenze che sempre più, diciamo, ricorrono alla figura della materia concorrente, quindi che creano una competenza congiunta tra lo Stato e le regioni, e molto spesso questo si risolve in una duplicazione degli apparati burocratici e in una moltiplicazione degli snodi decisionali. Quindi tutto questo passaggio, l'esito a cui alludo molto brevemente, è proprio quello di una scomposizione dell'unitarietà dell'intervento per il Mezzogiorno. Questo è un tratto che comincia in questa fase, ma che si accentua nel periodo successivo, anche perché se la fase degli anni 70, anche a causa di questa maggiore centralità dei poteri locali e della politica, perde di razionalità, noi questo lo vediamo nel caso raccontato da Ferrarese, nel caso Lucano, ma diciamo in molti casi diciamo, di territori, le partecipate statali, per esempio, cominciano ad assumere un ruolo di ammortizzatori sociali, perdono, diciamo, quella razionalità. Il management sia della cassa sia delle partecipate statali, che diventano fortemente strumentali a contenere gli effetti della crisi, perdono di razionalità economica, nel senso che si piegano spesso e volentieri ad esigenze di ordine occupazionale, di relazione con i territori e di carattere localistico. Questo da una parte in qualche modo crea quella immagine poi assistenzialista, clientelare della Cassa del Mezzogiorno, che viene proiettata anche sull'esperienza precedente, che poco ha a che vedere con questa fase finale. E dall'altra, appunto, si pone chiaramente un problema di sostenibilità di questo coinvolgimento pubblico. Quindi negli anni Ottanta il tema è questo. Gli anni Ottanta li possiamo definire come diciamo un decennio, un interregno, un decennio in cui il declino della cassa è lentissimo, ma al tempo stesso non si pensa a politiche alternative. Si comincia in qualche modo a intravedere un orizzonte anche paradigmatico diverso, con gli studi sulla terza Italia, con gli studi che vengono fatti sulle realtà produttive locali del Mezzogiorno. Noi troviamo nei documenti del Ministero del Bilancio un'analisi del Mezzogiorno che scompone il Mezzogiorno, diciamo, da macro regione unitaria a sommatoria di tutta una serie invece di realtà locali,
sociali con fisionomie e caratteri diversi, soprattutto si comincia alla metà di questo decennio a mettere molto in evidenza l'importanza della piccola e media impresa. Al tempo stesso i documenti, come ho ricostruito, argomentato nel paper, mostrano, come dire, delle posizioni anche molto polarizzate fra chi vorrebbe continuare l'approccio meridionalista e chi invece vorrebbe completamente abbandonarlo a favore di un approccio più mirato, diciamo, a una dimensione di sviluppo locale. Dietro a questo c'è una fortissima polarizzazione dell'opinione pubblica proprio in merito al giudizio sull'intervento straordinario. Siamo negli anni in cui naturalmente monta la questione settentrionale e quindi un po' nel paper si mettono a confronto questi due momenti in cui da una parte scompare il Mezzogiorno come spazio unitario, dall'altra invece appare la Padania come spazio, diciamo, inventato. Quali sono i caratteri della contrattazione negoziata? Beh, per esempio, nel caso della Lucania, noi abbiamo interventi che permettono un coinvolgimento dei privati molto più libero di quanto lo permetterebbe, per esempio, la legislazione stessa dell'intervento straordinario. Mi riferisco alla legge sul terremoto, che in qualche modo Cafiero dice con la legge 219 del maggio dell'81, citata anche da Ferrarese nel suo intervento, una prospettiva più straordinaria dell'intervento straordinario, che permette di coinvolgere direttamente i comuni, che permette di coinvolgere direttamente i privati e soprattutto, non facendo riferimento a strutture tecniche già date, in qualche modo fa un utilizzo molto ampio della concessione. Restandomi pochissimo tempo, è proprio su questo termine, diciamo, della smantellamento delle competenze tecniche e della pratica concessoria come pratica di sistematica di coinvolgimento dei privati, che vorrei soffermarmi, essenzialmente citando due punti. Il primo, la regionalizzazione della pianificazione porta da una parte a decentrare la pianificazione stessa, dall'altra a grandissimi ritardi da parte delle regioni nel costruire i quadri pianificatori di area vasta. Quindi questo rapporto pubblico-privato si colloca in assenza di grandi piani di area vasta che avrebbero dovuto essere redatti dalle regioni. Quindi manca anche un sistema, diciamo banalmente, di vincoli, un quadro di insieme. Già la regionalizzazione aveva indebolito molto rispetto all'ambizione del progetto 80 l'idea di creare un quadro di insieme territoriale molto coerente. Poi addirittura in assenza di pianificazione noi vediamo che fondamentalmente l'intervento si traduce in una forma di frammentazione, cioè mi è piaciuta molto un'espressione utilizzata da Salvatore nella sua relazione: lo Stato non ha più un ruolo forte di programmazione, da una parte perde le competenze tecniche per programmare, dall'altra l'intervento si frammenta e quindi una serie di progetti che hanno perduto una dimensione strategica e che risultano come sommatoria da una parte di istanze locali territoriali e dall'altra di istanze individuali delle imprese. E d'altro canto noi abbiamo anche una dimensione di erogazione di finanziamento, perché non potendo fare diciamo una programmazione molto stretta, l'intervento straordinario via via si riduce con l'Agen Sud non più ad una politica di programmazione ampia ma a una politica di finanziamento alle imprese. Mi è piaciuta l'espressione di Stato facilitatore, perché in effetti la politica si riduce ad un ruolo, se vogliamo, di intermediazione, ma anche ad un ruolo, se vogliamo, narrativo, cioè di costruire delle narrazioni di questa relazione fra comunità e impresa, in cui però in realtà sono le strutture concessionarie che sempre più dettano legge. Ultimo elemento, lo Stato perde anche la funzione valutativa, perché perdendo le competenze, con uno smantellamento come dire molto veloce di quelli che erano i quadri tecnici dell'intervento straordinario, non si perde solo la capacità di programmare ma anche quella di valutare quello che viene fatto. E qui per esempio Guido Meles punta all'inizio delle pratiche corruttive, perché lui dice: quando bisogna esternalizzare la funzione di valutazione cominciano a crearsi dei conflitti di interesse fra diciamo i candidati, le strutture concessionarie, chi partecipa alle gare, e i soggetti privati che in qualche modo invece devono valutare queste stesse proposte. Io mi fermerei qui chiedendo scusa, ma il tempo era molto molto breve. Spero ci sia la possibilità comunque di ritornare su qualche concetto. Grazie.
Bene, grazie Melania per il tuo interessantissimo intervento. Io ora passerei la parola a Salvadorno. Lo vedo. Ci sono. Salvo quando vuoi. Sì, anche io cercherò di essere sintetico e ridurrò al minimo la riflessione sulla situazione specifica del polo di Siracusa, le nozioni elementari, cercando di soffermarmi piuttosto in generale sulle tematiche dei SIN, dei siti di interesse nazionale. Come è noto, l'area industriale di Siracusa ha ospitato e ospita ancora uno dei più grandi insediamenti chimici e petrolchimici d'Europa. Nella sua fase di maggiore espansione è arrivato a occupare 18.000 operai, oggi ne occupa 7.000. Nel 1970 gli insediamenti industriali coprivano 2.700 ettari, nel 2000, nel 1997 siamo a 2.000 circa, oggi siamo a circa 1.700. E il primo impianto industriale fu la Celene nel 49. La sua storia è caratterizzata, a differenza di altri siti petrolchimici, dal prevalere della presenza dell'industria privata rispetto a quella pubblica. Questo è un dato molto caratterizzante. E la fase di maggiore espansione si realizzò dagli anni 50 agli anni 60, quando il polo usufruì del sostegno della regione Sicilia, che riversò sul polo petrolchimico il 37% dei suoi finanziamenti industriali. Negli anni 90, vado velocemente per fare una piccola carta d'identità del polo, negli anni 90 l'area fu dichiarata ad alto rischio ambientale e nel 98 fu inserita nei SIN, cioè nei siti di interesse nazionale, con l'obiettivo di iniziare i lavori di caratterizzazione delle matrici ambientali e di procedere alla bonifica delle aree inquinate, visto che tutta l'area marittima, cioè il porto di Augusta, e l'area terrestre, cioè il suolo tra Augusta, Melilla e Priolo, risultava fortemente inquinato. Le bonifiche che sono iniziate nel 2000, la mia relazione parte dal 2000 e arriva ad oggi, stentano a decollare, e nel frattempo diverse cessioni aziendali hanno ridefinito completamente l'iniziale profilo societario delle attività industriali, che attualmente sono dominate da società multinazionali come la russa Lukoil, l'algerina Sonatrach, la sudafricana Sasol, ma che hanno visto nel cinquantennio la presenza dei principali marchi chimici e petrolchimici nazionali e internazionali come Montedison, Esso, Erg ed Eni. Va sottolineato che molti degli stabilimenti sono passati per successivi trasferimenti da una società all'altra, determinando la presenza di un parco impianti ormai vecchio e bisognoso di continue messe a punto e di conversioni, finalizzate non solo alla produzione, ma anche all'efficientamento energetico ed ambientale. Io, in questa mia brevissima relazione, mi soffermerò soprattutto sul rapporto tra pubblica amministrazione e imprese, letto in chiave di conflitto giuridico, amministrativo e penale. Quindi lascerò fuori dalla mia relazione il tema della ricaduta di tale conflitto sulle società locali, la costruzione di un immaginario ambientale diviso e divisivo in base alle rappresentazioni plurime della comunicazione pubblica. Quindi, come dire, ho dovuto fare un taglio per parlare soltanto nei 15 minuti, 10, 12 che mi sono stati dati. E partire da che cos'è un SIN. I siti di interesse nazionale sono stati istituiti nel 1998 e sono aree fortemente contaminate che lo Stato italiano ha deciso di bonificare per eliminare il danno ambientale e sanitario. Nel dibattito che ha preceduto e seguito la loro istituzione, il tema della bonifica, coerentemente con le direttive europee, è stato strettamente correlato a quello del consumo del suolo, per cui attraverso la rimozione della contaminazione è possibile il recupero a nuovi fini produttivi e sociali delle vecchie aree, evitando l'antropizzazione di nuove. Questo è il dato ambientale. L'obiettivo del risanamento ambientale, della tutela della salute, della riduzione del consumo del suolo, dell'insediamento di attività innovative capaci di qualificare i tessuti produttivi che spesso sono in questi siti in via di deindustrializzazione,
rientra quindi nel quadro di una strategia nazionale tesa a rafforzare il sistema produttivo, dimostrando la compatibilità tra la produzione industriale e la protezione ambientale. Rendiamo conto che quasi la metà di questi siti sono nel Mezzogiorno, non è una questione soltanto relativa al Mezzogiorno, ma ha rilevanze e refluenze importanti nel Mezzogiorno. La valutazione espressa da Legambiente sulla esperienza dei SIN è negativa. A quella data, a fronte di una superficie, a quella data sarebbe il 2013, a fronte di una superficie di 180.000 ettari, era stato portato al termine il 100% del processo di caratterizzazione, quindi si era già scoperto qual era lo stato dell'inquinamento, ma solo 3 su 39 siti era iniziato il successivo progetto reale di bonifica. Nel complesso, le aree perimetrate come SIN rappresentano il 2% del territorio nazionale, ma è un 2% che rappresenta un territorio strategico dello sviluppo economico, perché sono tutte le aree industriali sostanzialmente. E sempre nel 2013 erano stati approvati 254 progetti, e il dato importante è la cifra investita presumibilmente sui SIN, che è di 3,6 miliardi di euro, di cui 1,9 di risorse pubbliche e 1,7 di risorse private. E tutta la vicenda dei SIN sostanzialmente mostra una difficoltà da parte della pubblica amministrazione nella gestione delle procedure del SIN, e quindi la difficoltà di gestione di procedure ha determinato un costante conflitto tra pubblica amministrazione, che poi è rappresentata dall'ISPRA sostanzialmente, e i privati. Questo è uno dei motivi che ha bloccato il lavoro dei SIN. E complessivamente ci troviamo di fronte a due narrazioni confliggenti. La prima è, da una parte, quindi, c'è quella che legge la scelta delle imprese di impugnare davanti al giudice amministrativo i provvedimenti della pubblica amministrazione come una tecnica dilatoria tesa ad eludere i gravosi investimenti giustamente imposti dallo Stato ai privati per il ripristino del territorio della città. Dall'altra parte c'è quella narrazione che descrive il contenzioso amministrativo aperto dalle imprese come una forma di autotutela resa necessaria da prescrizioni della pubblica amministrazione considerate irragionevoli e inattuabili, imposte senza contraddittorio o anche solo inadeguate a risolvere i problemi. E queste due letture si sono mosse dentro due cornici politico-culturali ampie. La prima, appunto, quella che è favorevole alla pubblica amministrazione dentro una matrice di carattere burocratico-statalista, la seconda dentro una matrice liberale-privatista. E queste due matrici hanno alimentato tutto il dibattito sulla questione ambientale in chiave di sostenibilità, e hanno quindi poi avuto ricadute dentro il dibattito giusti. Più in generale si può dire che soprattutto la letteratura giuridica, quella a cui ho fatto riferimento, sottolinea che la politica pubblica sulle bonifiche è stata caratterizzata da due elementi. Da una parte, una sovrapposizione di norme che ha reso difficile l'attivazione di procedure lineari e condivise. Dall'altra, dal prevalere di interventi finanziari a carico di soggetti pubblici con successiva rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento. Questi responsabili dell'inquinamento spesso sono stati individuati sulla base del mero titolo di proprietà degli impianti che sorgevano nei terreni contaminati, piuttosto che sulla base della certificata responsabilità dell'inquinamento. E questo è uno dei temi fondamentali che il tema dei SIN propone. Cioè il tema prioritario che si è imposto è infatti quello della individuazione della responsabilità della contaminazione nei siti storici dell'industrializzazione petrolchimica, che appunto spesso si sono insediati negli anni 50 e 60
quando la mancanza di norme vincolanti e di una diffusa consapevolezza ambientale ha permesso livelli di inquinamento del suolo, della falda, dell'acqua, vasti e perduranti, che oggi appaiono intollerabili, di cui dopo diversi decenni è difficile, se non impossibile, individuare il responsabile. Molti degli impianti produttivi del tempo hanno infatti cambiato proprietà e soprattutto le società che hanno attivato politiche energetiche sostenibili, cioè quelle società che si sentono pulite, non si sono mostrate disponibili ad assumersi la responsabilità dei danni prodotti da altri nel passato. Per capire questi passaggi è necessario conoscere, e questo è un lavoro tipicamente degli storici, poi il lavoro dello storico aiuta molto la contemporaneità, il presente, è necessario conoscere la successione delle trasformazioni degli stessi proprietari. Nel caso del Sine di Priolo, per esempio, si prenda l'esempio della Montedison. La Montedison rilevò gli impianti della Sinca, che poi furono trasferiti all'Enichem, che a sua volta li vendette all'Enimon per arrivare a Siglia. Oppure la Esso, che nel 61 rilevò gli impianti Raciom, passati poi negli anni 70 a Erge, recentemente a Lukoil, o ancora il passaggio degli impianti di liquichimica a Chimica Augusta ad Enichem. Ora, per esempio, gran parte dell'inquinamento della costa di Augusta, del porto di Augusta, con 500 tonnellate di mercurio, ormai è accreditato che è stato prodotto durante la gestione dell'impianto Montedison, che come voi sapete non esiste più, e che invece attualmente trova l'insediamento degli impianti gestiti dall'ENI. Chi deve pagare? Ecco, questo è il tema giuridico estremamente complesso che è stato affrontato in maniera conflittuale e che ha rappresentato appunto per l'industria uno dei motivi che ha permesso di non realizzare sostanzialmente le bonifiche attraverso la gestione di un contenzioso giudiziario. Molto, ma molto sinteticamente, io vi dico che nella zona di Augusta il tema fondamentale era quello relativo all'inquinamento del porto di Augusta, con le 500 tonnellate di mercurio, e che la soluzione proposta dalla pubblica amministrazione fu quella di costruire una grande isola dentro il porto fatta di cassoni che dovevano essere riempiti con il lavoro di dragaggio del porto, in modo tale che mentre il porto si dragava i residui venivano messi dentro i cassoni e il cassone serviva sostanzialmente ad essere utilizzato come scalo di approdo per le navi container che arrivavano nel porto. È chiaro che il progetto era un progetto complessivo in cui la dimensione portuale, la ridefinizione del porto di Augusto come hub di uno dei corridoi più importanti della comunicazione marittima internazionale, entrava immediatamente in coerenza con la costruzione, con la bonifica delle acque attraverso la costruzione di quest'isola. Soltanto che gli industriali fecero ricorso perché sostennero che il dragaggio del porto, delle acque del porto, del suolo bentonico del porto, piuttosto che aiutare sostanzialmente a risolvere la questione ambientale, l'avrebbe ulteriormente aggravata, perché rimuoveva una quantità enorme di mercurio che invece, restando sotterraneo, sarebbe rimasto innocuo. Ecco, allora i due grandi temi, quello che voglio sottolineare, poi chiudo subito, che il grande conflitto che si apre è quello su due questioni che poi a me sembrano ricorrere nella vicenda, in tutte le vicende dei SIN. La prima vicenda è le scelte tecniche, che sono molto spesso infelici o comunque non sono meditate profondamente dalla pubblica amministrazione e prestano il destro a ogni attività di contenzioso da parte dell'impresa. Dall'altra, il principio finale, che è quello di chi inquina paga, ovvero chi è responsabile dell'inquinamento. E su questo chiudo dicendo, spero di essere stato nei 15 minuti, dicendo che in realtà tra il 2006
e il 2012, che sono gli anni dove il contenzioso si svolse di più e in maniera più forte, ci furono tre sentenze fondamentali, una del TAR, una del Consiglio di Stato della Sicilia e del CGA e una della Corte Europea, sostanzialmente in contraddizione con loro, tra di loro, perché le sentenze iniziali del TAR era una sentenza che riteneva che gli enti, che le imprese che stavano sui territori ammalorati non erano responsabili dell'inquinamento e quindi non dovevano farsi carico della bonifica, e quindi dava ragione all'impresa e torto alla pubblica amministrazione. La sentenza del 2008, che è del CGA, e la sentenza del 2010, che poi si vive da un'ulteriore sentenza del TAR del 2012, sostenevano invece che le imprese che stavano sui siti erano in qualche modo responsabili oggettive dell'inquinamento. La sentenza finale, quella del 12, che in qualche modo accusava le imprese e le attribuiva la responsabilità, diceva però poi che in ogni caso le tecniche che erano state proposte erano improponibili e che quindi la bonifica non si doveva fare. E quindi era una sentenza che da una parte dava ragione alla pubblica amministrazione dal punto di vista della responsabilità, dall'altra dava ragione prioritariamente all'impresa sull'inefficacia e l'efficienza della tecnica di bonifica, e quindi la bonifica si bloccò. Ecco, io mi fermerei in questa narrazione qua, sperando di avervi dato alcuni elementi di discussione. Bene, grazie Salvo anche del tuo intervento. Ora darei la parola a Giovanni Ferrarese sul caso Lucano. Sì, mi sentite? Sì, sì, sentiamo. Perfetto. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io mi rendo conto che rispetto agli altri casi qui trattati, forse quello Lucano è anche quello meno noto, e per questo occuperò un paio di minuti del tempo che ho a disposizione per dire in realtà come nasce la vicenda dell'industrializzazione lucana. Sul territorio della Basilicata oggi insistono due SIN e sono in realtà legati alle due più grandi aree industriali che nascono nel secondo dopoguerra in Basilicata. In tutto ne nascono tre. Poi con la legge del 2019 del terremoto in realtà diventano di più. Ma negli anni tra il 59 e il 61 ne nascono tre. Due di queste vengono, destinate all'industrializzazione chimica. E questo anche perché in Basilicata viene scoperto dall'ENI nel 59 il metano. Ora, una prima grande differenza che caratterizza la storia lucana è in realtà tra l'industria pubblica e in particolare l'ANIC, che realizza un impianto in Val Basento e che rappresenta la parte dell'industrializzazione che in qualche modo ha dato dei risultati in termini occupazionali, in termini di ricaduto sul territorio, e invece la parte privata. La parte privata rappresenta la storia un po' più, meno chiara di tutta questa vicenda, anche a partire dei gruppi che investono in Basilicata. I gruppi sono prevalentemente due, che poi diventano tre in realtà perché c'è un subentro. Il primo gruppo è la Ceramica Pozzi, che realizza uno stabilimento a Ferrandino in Val Basento ed è in realtà una controllata dell'amministrazione della Santa Sede. Il presidente di questo stabilimento è Pacelli, nipote del Papa, che si trova in Basilicata grazie a dei legami con Emilio Colombo, noto esponente della Democrazia Cristiana e lucano. L'altro gruppo è invece ancora più oscuro dal punto di vista della proprietà e fa capo a Michele Sindona, il noto banchiere siciliano che si conosce per altre vicende e che arriva in Basilicata grazie a un piacere, tra virgolette, a Colombo, quello di salvare le industrie tessili di Rivetti localizzate nel Golfo di Policastro. Perché vi dico questo? Perché in realtà gli stabilimenti creati dai gruppi privati
hanno una vita produttiva breve, molto breve, parliamo di 5-6 anni nel caso della ceramica Pozzi, parliamo di 5-6 mesi nel caso del gruppo del si chiamava Orinoco, che faceva capo a Sindona, e invece la storia è tutta fatta di tentativi di passaggio di acquisizione, tentativi di reindustrializzazione, e infine in realtà è fortemente collegata ai SIN. Fatta questa premessa, possiamo dire che la storia che vi racconto rispetto al caso Lucano ha dei momenti spartiacque. Uno di questi è il 1980. Il 1980 succede che in realtà, dopo una crisi che travolge anche l'industria pubblica, l'ANIC comincia ad andare in crisi come gruppo nel 77, ed è fondamentalmente una crisi di sovrapproduzione. Nonostante questo, per le politiche che prima ci raccontava la professoressa Lucifora, l'ENI è chiamato a fare da paracadute a tutto l'apparato industriale lucano, quello chimico, e acquisisce tutta l'industria chimica. Acquisisce anche i pezzi di un altro progetto subentrato appunto nel metà degli anni 70, della Liquichimica, che in pratica doveva fare bistecche da derivati del petrolio, un progetto che bloccò il Ministero della Sanità. Da questo momento in poi comincia, e questo segna tutti gli anni 80 fino a metà degli anni 90, due faticosi tentativi di reindustrializzazione. Per quanto riguarda la parte potentina, quella della provincia di Potenza, della regione, e su questo, per raggiungere questo obiettivo, come ci diceva prima la stessa Lucifora, viene utilizzata la legge 219 dell'81. Ora, i risultati di questo utilizzo sono ben noti, addirittura c'è stata un'inchiesta parlamentare sullo spreco di queste risorse non ci sono effetti positivi. Mentre invece per quanto riguarda la Val Basento, nel 1981 viene firmato un primo accordo quadro di reindustrializzazione che coinvolge tutti gli attori, sia le industrie, in particolare l'industria di Stato, ma in realtà anche i sindacati e in pratica gli attori istituzionali. Che cosa prevedeva questo programma? Prevedeva in realtà una riconversione dell'intero apparato produttivo verso la chimica fine, e quindi ridurre la chimica di base appunto per cercare di tamponare questo problema legato a un problema di sovrapproduzione. Questo accordo viene rivisto poi in diverse tappe, 84-87, anche questo accordo però non produce gli effetti sperati. Nell'84 l'ENI comincia a svincolarsi dall'accordo e si conclude addirittura con la regione Basilicata che apre un'inchiesta per capire in realtà il perché l'accordo sia fallito, e si conclude addirittura questa inchiesta con la regione che addossa tutte le colpe all'ENI. L'ENI cerca di scaricare invece queste colpe su alcune mancanze della regione Basilicata. Nel frattempo però il tribunale condanna alcuni dirigenti per l'utilizzo improprio delle risorse legate a questo accordo. Tutta questa vicenda, diciamo così, si conclude alla fine degli anni, a metà degli anni 90, e comincia a partire dalla fine del 90, nei primi anni del 2000, quella che è in realtà la vicenda legata ai SIN, ed è una vicenda che legata molto di più all'aspetto ambientale. In pratica questi due SIN corrispondono uno appunto all'area industriale della Val Basento, che si trova in provincia di Matera e dove c'erano gli stabilimenti dell'Anici di Pisticci e che viene dismesso anche l'Anici di Pisticci a metà degli anni 80, e della ceramica Pozzi, che viene dismessa quasi subito e poi subisce una serie di tentativi di reindustrializzazione. Dall'altra appunto quella di Titoscalo. Titoscalo è questo paese prossimo alla città di Potenza, e dove c'è un'area industriale molto molto grande, che adesso in realtà è una fase di terziarizzazione, perché sono poche le industrie, sono invece le attività che sono nate del terziario, e dove c'è una situazione da un punto di vista ambientale molto molto pesante. Ora, andando alle responsabilità, mentre nel caso della Val Basento le responsabilità sull'inquinamento non sono state completamente chiarite, il grosso viene addossato all'ANIC, ma in realtà ci sono anche altre aziende come la Materit, che produceva amianto in pratica,
che avrebbero partecipato. Nel caso invece dell'area industriale di Tito, l'inquinamento è dovuto fondamentalmente all'abbandono. Nel senso che quando l'Orinoco abbandona completamente l'area, abbandona una vasca di fosfogessi completamente incustodita, e questa vasca diventa discarica da parte di imprenditori locali di materiali, come dire, nocivi, di rifiuti industriali. Tutto questo viene scoperto dal nucleo dei carabinieri alla fine del 90, prima del 2000, ne nasce addirittura un'inchiesta che coinvolge soprattutto chi aveva fatto i trasporti di questo materiale, mentre invece le aziende che avevano commissionato il trasporto ne escono un po' meno colpite, addossando la colpa appunto alla compagnia di trasporti, e nel 2000 appunto vengono individuate queste due aree come SIN. Comincia un lunghissimo periodo che, come dire, lo dico sotto forma di battuta, ma corrisponde, è più lungo il periodo della bonifica rispetto al periodo della vita produttiva degli stabilimenti, dove si susseguono tutti gli iter per avviare la bonifica di queste aree. Nel frattempo subentrano altri incidenti. Nel caso dell'area industriale di Tito, la Daramic, azienda che si era insediata nell'area nei primi anni 90, si autodenuncia per aver sversato dei materiali tossici nel terreno, e quindi per aver inquinato le falde acquifere. Tutto questo aggrava una situazione già molto pesante, e in pratica quindi non si riesce a venire a capo per chiudere la vicenda. Poi magari ci torno, se ho tempo, su alcuni aspetti più particolari. La vera e propria bonifica è cominciata l'anno scorso, quindi c'è quasi un ventennio di ritardi e di rimpalli tra i vari enti coinvolti, soprattutto i consorzi industriali, quello di Tito, e la regione, sulla mancata attuazione dell'iter necessario per avviare la bonifica dell'area di Tito. L'area di Tito che, per quanto riguarda la parte inquinata, paradossalmente ospita la sede del CNR. Quindi la parte inquinata dell'area industriale di Tito ospita la sede del CNR, mentre la parte inquinata dell'area industriale della Valbasento è in realtà un'area dove insiste il Tecnoparco, questa struttura che è l'unico lascito dell'accordo di programma di reindustrializzazione. Dovevano essere 18 progetti, in realtà ne vengono realizzati una minima parte, e anche in termini occupazionali non si riesce a raggiungere gli obiettivi sperati. Quindi abbiamo, mentre da un lato, un'area che comunque mantiene le sue caratteristiche, sono quelle industriali, dall'altra parte invece l'area di Tito è un'area che ormai è poco industriale, e invece intorno a questo SIN ci sono un centro commerciale e il CNR, con il consorzio di bonifica con evidenti difficoltà, che per chiudere la vicenda l'anno scorso viene liquidato, appunto perché aveva accumulato negli anni un debito pari a 90 milioni di euro, e la situazione appariva insanabile. In tutto questo, questa è una parte che per questioni appunto di sintesi non ho riportato nella relazione, gli unici a spendersi in modo molto forte rispetto alla bonifica, e a fare luce anche su quello che come dire, intralciava gli iter, sono alcune associazioni ambientaliste e il partito dei radicali lucani, che avviano una vera e propria battaglia politica sulle bonifiche, pubblicano dei dossier, incalzano gli enti a rispettare gli accordi presi, e anche le regioni. Alla fine l'unico soggetto interessato che realizzerà tutto quanto come dire, dovuto sarà la Daramic, che dopo essersi autodenunciata avvia anche tutte le procedure per cercare di risolvere la questione. Però anche la vicenda della Daramic in realtà non si risolve benissimo, perché alla fine la Daramic decide di delocalizzare e abbandonare il sito.
Io credo di aver consumato il tempo a disposizione facendo questa panoramica. Naturalmente, se ci sono questioni che per sintesi sono toccato, ci possiamo tornare dopo. Bene, grazie Giovanni anche per la puntualità. Adesso la parola ad Andrea Ostuni. Grazie, Salvo, buongiorno a tutti. Allora, io nell'analisi dell'area industriale di Brindisi non mi occuperò di bonifiche, ma perché mi muoverò in un orizzonte cronologico leggermente precedente che corrisponde un po' alla fase di transizione che segna la fine dell'intervento straordinario. Allora, il petrolchimico di Brindisi nasce nel 1959 con questo enorme investimento della Montecatini che vuole beneficiare dei finanziamenti erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno e cerca in questo modo anche di ribattere la concorrenza nella chimica degli idrocarburi che veniva mossa in quegli anni dall'Eni di Mattei da un lato e dalla Edison di Giorgio Valerio dall'altro. La funzione di questo complesso petrolchimico è proprio quello di produrre derivati dalla raffinazione del petrolio, in special modo quindi resine sintetiche e materie plastiche. Come spesso accade in quegli anni, l'arrivo della grande impresa in una provincia povera del Mezzogiorno genera un effetto di rottura, quindi con aumento dell'occupazione, dei consumi e del reddito, e segna quindi una sorta di ingresso di Brindisi nella società industriale e nel boom economico che è in atto nel paese. Una questione però ricorrente nella storia del petrolchimico è quella della insoddisfacente integrazione che si ha col tessuto produttivo locale. La fabbrica per molti anni rappresenta una sorta di corpo avulso nell'economia cittadina. Questa fabbrica ha un'evoluzione societaria abbastanza complicata che non vi so a spiegare, basta qui dire che se inizialmente vi era un impianto Montecatini, un impianto Polimer, successivamente si passa a una denominazione societaria Monteshell, Montesud, per poi approdare a Montedison nel 66. È proprio negli anni 70 però che iniziano ad affiorare i primi veri e propri squilibri, che si aggravano però fortemente nella seconda metà del decennio. È il 77 l'anno spartiacque, lo stabilimento è di fatto esce da una fase di espansione, è al massimo della sua capacità produttiva e anche l'occupazione tocca i massimi livelli storici, 5.100 occupati diretti più 2.500 lavoratori degli appalti. Di lì a poco però inizia il travaglio, la crisi di Montedison genera quindi una situazione occupazionale che appare sin da subito molto precaria e particolarmente grave. Il 15 novembre viene emanato un decreto interministeriale che dichiara lo stato di crisi occupazionale per la zona industriale di Brindisi. La crisi però diventa letteralmente esplosiva il mese successivo, quando l'8 dicembre esplode l'impianto di cracking, l'impianto produttore di etilene. Si tratta di fatto del cuore del petrolchimico, che si vede quindi menomato del punto chiave del proprio assetto produttivo. C'è una paralisi dello stabilimento che di fatto fornisce un pretesto, il pretesto che dà avvio a un processo drammatico di ristrutturazione industriale e di ridimensionamento continuo degli impianti, una sorta di deindustrializzazione vera e propria che comporta un attacco agli organici e l'espulsione quindi di migliaia di lavoratori dal ciclo petrolchimico. La Montedison si impegna fin dall'inizio a parole a ricostruire l'impianto distrutto e a mantenere livelli occupazionali, ma le promesse non vengono di fatto mai mantenute e c'è un persistente comportamento di rinvio di ogni decisione. Di fatto il cracking verrà ricostruito sotto una diversa compagine societaria solo all'inizio degli anni 90. È qui che parte la cosiddetta vertenza Brindisi, con un moltiplicarsi di manifestazioni di protesta e di tentativi anche da parte delle elite locali di ottenere qualcosa da parte del centro, dello Stato. Brindisi vive quindi diversi anni sotto una costante minaccia di licenziamenti e di messa in cassa integrazione. Il sindacato unitario, nonostante la pesantezza di questi problemi occupazionali, gestisce una linea di intervento comunque propositiva e di non rifiuto a priori
della ristrutturazione. In circa 3 anni vengono espulsi dal ciclo petrolchimico circa 1600 lavoratori, ma è dopo il 1980, quindi dopo il secondo shock petrolifero, che si procede a un riequilibrio proprietario di Monte Edison, che viene privatizzata e nel 1981 viene chiamato a presiederla Mario Schimberni, che inaugura una politica di taglio dei rami secchi, annunciando 10.000 licenziamenti in tutta Italia. I giornali hanno gioco facile a parlare di una sorta di secondo caso Fiat, ed è proprio a Brindisi che si avvertono i problemi maggiori, con licenziamento di ulteriori 1.000 unità. In questa fase quindi c'è una sorta di iniziative unilaterale dell'impresa che vengono puntualmente annunciate, ma poi sotto la pressione sindacale e politica vengono fatte rientrare entro le sedi negoziali. Il potere politico quindi è costretto costantemente a mediare tra i gruppi industriali, la pressione sindacale e quella delle comunità locali. L'impresa però usa questa minaccia dei licenziamenti per ottenere soluzioni più favorevoli poi alla contrattazione col governo, in particolare il suo disimpegno negli stabilimenti del Mezzogiorno e la loro cessione all'ENI, all'ente di Stato. Quindi, come diceva Melania nell'intervento iniziale, si palesa un uso strumentale dell'impresa pubblica per contenere gli effetti della crisi. I partiti della maggioranza alla fine si accordano per un riassetto dell'industria chimica che viene incentrato su due poli, un polo privato che fa capo a Monte Edison e un polo pubblico a guida ENI. Questa soluzione viene approvata alla fine dell'anno, il 31 dicembre dell'82. A ENI di fatto andrà la chimica di base e a Monte Edison la chimica fine e derivata. Nonostante ciò però Monte Edison manterrà il polipropilene, cioè quel polimero diciamo alla base delle scoperte di Giulio Natta, che era di fatto la parte più redditizia della chimica di base. Questo accordo nazionale ha una sua, diciamo, coda locale a Brindisi. A Brindisi, infatti, viene, dopo meno di un mese, il 26 gennaio dell'83, viene sottoscritto un nuovo accordo, sempre a Roma, tra la Monte Edison, l'ENI, le autorità governative e la FULC, la Federazione Unitaria dei Lavoratori Chimici. Con questo accordo, in teoria, si voleva rendere l'impianto di Brindisi polo di consolidamento della chimica delle materie plastiche e sede di possibili nuovi investimenti. Ma in realtà, più che a una ripresa delle attività, si assiste allo scorporo degli impianti, a una creazione quindi di due aree, un'area a Montepolimeri privata con circa 600 unità lavorative impiegata e un'area Riveda, sotto l'egida dell'ENI, con 1.800 unità, divenute poi 3 con lo spacchettamento dell'area Riveda in un'altra area, poi Himont, una joint venture per la produzione appunto del polipropilene. La misura del disimpegno sta proprio nei numeri. Se nel 77 si avevano 5.100 lavoratori, dopo circa 7 anni il numero si era ridotto a 2.100 lavoratori. Questo tramite un ricorso diffuso alla cassa integrazione guadagni che accompagna la pensione migliaia di lavoratori. L'accordo però è interessante perché non prevede solo questo spacchettamento, ma prevede anche un coraggioso tentativo di reindustrializzazione dell'area per sviluppare quindi nuovi posti di lavoro esterni, una sorta di esperienza di job creation particolarmente innovativa per l'epoca. Il limite maggiore però stette proprio nei ritardi e nelle inadempienze dei molteplici soggetti interessati e quindi al venir meno del governo come soggetto garante di questo coordinamento. Siamo proprio negli anni dello smantellamento dell'intervento straordinario e questo pesa sicuramente su un'area che vive una crisi occupazionale molto grave. I risultati quindi, proprio in termini quantitativi almeno, di creazione di nuovi posti di lavoro, riconducibili a questa esperienza, insomma i risultati furono davvero risibili. Di fatto l'unico progetto realizzato, l'unico sfogo alla manodopera esuberante fu il piano energetico nazionale, che a Brindisi prevedeva la trasformazione a carbone della preesistente centrale
di Brindisi Nord alimentata a olio combustibile e il nuovo insediamento di una mega centrale a carbone nel territorio di Cerano, quindi a sud del comune capoluogo. Questa scelta presa nonostante la forte contrarietà di parte dell'opinione pubblica che contestò la scelta e portò a diverse interruzioni nella costruzione del cantiere. Quindi gli anni Ottanta a Brindisi furono segnati, furono caratterizzati molto da questa vicenda che è talmente complessa nel suo divenire storico e nei risvolti politico-istituzionali, ambientali e financo giuridici, che diciamo meglio evitare di ricostruirla in questa sede. Basti qui dire che questa centrale viene prima individuata come un fondamentale sbocco di posti di lavoro, di crescita, quindi del tessuto produttivo, ma poi occupò anche una quota molto importante delle risorse politico-istituzionali della città e diede vita a un lungo e tormentato processo di ridefinizione dei rapporti con l'ente elettrico. Un elemento va sicuramente sottolineato. Le denunce degli ambientalisti fecero emergere quindi un inedito coinvolgimento popolare che portò a manifestazioni di piazza molto partecipate e anche ad alcuni quesiti referendari che quindi si inserirono in quella stagione dei referendum alla metà degli anni Ottanta. Fu una vicenda travagliata perché portò anche a divisioni trasversali ai posizionamenti politici e quindi fu caratterizzata da questa drammatica contrapposizione, come spesso accade in quegli anni, tra difesa del lavoro e tutela della salute. Un altro elemento da sottolineare è che in questo contesto alcune fasce sociali e settori del ceto politico-amministrativo specularono su quello che era il preallarme ambientale per giocare un'improbabile e perdente partita al rialzo con l'Enel e con le amministrazioni centrali dello Stato. Questa vicenda, quindi, che andò a intrecciarsi con quella del petrolchimico, contribuì all'emergere di un'ideologia antiindustrialista che da un lato prometteva un ritorno a un passato agricolo definito aureo, in realtà di fatto mai esistito, e dall'altro suggeriva scorciatoie che immaginavano un futuro tutto incentrato sui servizi e sul turismo. Grazie. Bene, benissimo Andrea, grazie. Quindi adesso è il mio turno. Io in realtà avevo preparato pure delle slide, ma visto che nessuno le ha usate non mi sembra opportuno. Però ci terrei a mostrarvi almeno un'immagine per diciamo far capire meglio il mio discorso, per cui provo a condividere lo schermo. Ditemi se si vede. Sì, si vede, funziona la condivisione. Visualizzate, benissimo. Grazie. Allora, in questa immagine io ho riportato quella che è attualmente la configurazione dell'area portuale tarantina. Il mio intervento si concentra sostanzialmente sul molo polisettoriale, che è un pezzo di quest'area. In pratica è questa banchina dove c'è scritto container terminal. Quindi potete vedere, diciamo già ad una prima impressione, si tratta anche della parte più importante, almeno dal punto di vista dell'estensione territoriale, dell'intero porto di Taranto. Il porto di Taranto ha una struttura complessa, in buona parte è un porto industriale, vedete questi tre sporgenti che ci sono qui in basso, a sud, più questo quarto che è accanto al container terminal, sono utilizzati in esclusiva da prima da Italsider sono stati utilizzati e attualmente da Ilva, o come si chiama adesso, Acciaierie Italia. C'è un pontile dell'Eni sempre qui e accanto al quarto sporgente c'è uno yard, una calata che è stata utilizzata tra gli anni 70 e gli anni 80 da un'altra importante azienda, la Bellelli, che si occupava di produzione di grande carpenteria, in particolare basi per la perforazione di petrolio in alto mare. Quindi diciamo, ecco, come nasce il molo polisettoriale. La sua vicenda in effetti è abbastanza legata a quella del siderurgico. All'inizio degli anni 70 a Taranto un conflitto, si apre un conflitto abbastanza intenso fra la comunità locale e l'azienda, che ha come,
uno dei principali temi di questo conflitto è proprio il porto, cioè da una parte c'è l'Italsider che punta ad espandere l'ampiezza dello stabilimento verso la costa, realizzando nuovi scali portuali, tra cui questo quarto sporgente, e l'Italsider viene sostenuta a sua volta dal consorzio ASID dell'area di sviluppo industriale, che elabora una variante al piano regolatore dell'area industriale, prevedendo la costruzione di una colmata a mare di enormi dimensioni, addirittura di 800 ettari. Ora, su questi progetti le istituzioni locali cercano di fare argine. Il timore è quello davvero di una monopolizzazione del territorio, in particolare della costa occidentale. Su questo tema si sviluppa un progetto, cioè l'idea di realizzare finalmente un porto pubblico. Ho interrotto la condivisione, quindi ritorno. Un porto pubblico, cioè un porto a disposizione del territorio e soprattutto delle imprese esterne rispetto al siderurgico. Questa vertenza si conclude alla fine degli anni 70, nel 1977. Il governo decide di finanziare attraverso la Cassa del Mezzogiorno la realizzazione di questo molo, appunto il molo polisettoriale, che verrà realizzato nel corso degli anni 80 con finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno. Arriviamo agli anni 90, all'inizio degli anni 90, questo molo è quasi del tutto completato, ma è anche del tutto inutilizzato, non ha nessuna destinazione d'uso. L'obiettivo, l'ambizione di coloro i quali avevano sostenuto questa vertenza negli anni 70, non solo le istituzioni locali, ma anche il movimento operaio in prima linea, i sindacati, era quella, abbiamo detto, di creare uno sbocco per una diversificazione economica del territorio, quindi per imprese autonome rispetto alla grande industria. Ma nel corso degli anni 80 e ancora nei primi anni 90 la stessa crisi della grande industria determina anche un impoverimento del tessuto produttivo locale, per cui questo porto rimane, ecco, una grande cattedrale nel deserto, per usare un'espressione molto nota. Le cose cambiano nel 1998, quando all'inizio del 98 si affaccia un grande investitore, Evergreen, che è una delle principali società marittime mondiali, con sede a Taiwan, con rotte transcontinentali, transoceaniche, che vanno dall'Estremo Oriente agli Stati Uniti, passando per il Mediterraneo. Siamo, diciamo, al momento di esplosione, potremmo dire, della globalizzazione, in cui il Mediterraneo acquisisce una nuova centralità proprio in virtù di questi scambi che avvengono tra Estremo Oriente e Occidente, in cui centrale è il canale di Suez e quindi anche la rotta mediterranea. In quel momento abbiamo anche una trasformazione del mercato dello shipment, in quanto l'elemento centrale diventa il traffico container. I container consentono di trasportare una varietà significativa di varie tipologie di merci all'interno di stiparle, all'interno di questi contenitori, che possono essere poi a loro volta trasportati attraverso queste enormi navi e quindi compiere delle grandissime distanze. È una innovazione che induce anche una trasformazione istituzionale. Fino a quel momento i porti erano stati sostanzialmente porti industriali gestiti più o meno in esclusiva da grandi aziende. Adesso i porti, iniziato anche il declino di quelle grandi aziende, come è stato anche detto prima, aziende petrolchimiche, chimiche, eccetera, o siderurgiche, i porti cercano di trovare un nuovo orizzonte appunto nel traffico container, quindi iniziano a modificare o ad allestire nuove aree a disposizione appunto dei container, quindi iniziano a nascere i terminal container. Il primo in Italia all'inizio degli anni 90 è Gioia Tauro, è un investimento privato, e Taranto arriva secondo appunto con questa intenzione di Evergreen.
Ora, come viene accolta questo investimento nella comunità locale? Sarebbe interessante esaminarlo, ma purtroppo qui non abbiamo il tempo. Ci sono reazioni contrastanti, ma alla fine, diciamo, la reazione prevalente, la volontà prevalente è quella di accogliere a braccia aperte questo investimento. Anzi, addirittura la comunità locale vede in questo investimento quasi un nuovo inizio, una nuova fase della sua storia. 1998, siamo a 4 anni dalla privatizzazione di Ilva, che è stata una privatizzazione traumatica con un forte impatto nel rapporto fra l'industria e il territorio. Da parte della comunità locale inizia ad esserci una forma di ostilità crescente nei confronti della grande fabbrica. Il porto viene identificato come il nuovo volano di sviluppo. Ora, l'insediamento di Evergreen dà anche la stura ad altre ambizioni coltivate nei decenni precedenti. Abbiamo detto lo sviluppo di attività collaterali alla grande industria, no? Negli anni 70 e 80 non era riuscito. Con il porto si spera, attraverso la retroportualità, di consentire lo sviluppo di nuove attività produttive. Si progetta quindi un district park. Si cerca di riutilizzare l'ex yard Belleli. Intanto la Belleli era fallita e aveva lasciato questa grande area vuota, e riutilizzarlo sempre per scopi produttivi, e si affaccia anche un progetto del gruppo Gavio per la realizzazione di una piastra logistica in un'altra zona dell'area portuale. Quindi ci sono tanti progetti all'inizio degli anni 2000. Sembra davvero che Taranto, sulla scia della portualità, possa vivere una nuova grande stagione di sviluppo. Su questo investe molto il governo. Ecco, il governo sostiene convintamente questa prospettiva, lo fa investendo denaro pubblico, quindi concedendo finanziamenti. Chiaramente, ecco, non lo abbiamo detto, tra le modificazioni istituzionali che si affacciano nella seconda metà degli anni 90 c'è la costituzione delle autorità portuali. In sostanza, i porti, che fino a un momento prima erano enti pubblici gestiti dalle compagnie dei portuali, i cosiddetti Camalli a Genova, vengono affidate in gestione le autorità portuali, che continuano ad essere enti pubblici, la cui governance però è più complessa, diciamo. Ci sono dentro le istituzioni locali, ci sono dentro i rappresentanti delle imprese, rappresentanti dei sindacati, la Camera di Commercio, quindi sono una rappresentanza, potremmo dire, abbastanza aderente del tessuto sociale ed economico della comunità. In qualche modo l'idea di fondo è quella di provare a fare dell'autorità portuale uno strumento per lo sviluppo locale. Ecco, dicevo, l'autorità portuale però è il principale soggetto che investe negli adeguamenti e nelle trasformazioni dell'area portuale, perché chiaramente Evergreen chiede una serie di adeguamenti. C'è il problema dei dragaggi, c'è il problema dell'adeguamento delle banchine, c'è il problema dell'utilizzo, abbiamo detto, di aree precedentemente avevano avuto altre destinazioni. Tutti questi problemi, che sono problemi di natura industriale, cioè che servono alle imprese per realizzare i loro progetti, incrociano però il grande tema della bonifica ambientale all'inizio degli anni 2000. Come ci spiegava prima bene Adorno, nel 98 il governo individua una serie di SIN, tutte le aree portuali diventano SIN, compresa quella di Taranto. Il tema quindi diventa come realizzare questi adeguamenti infrastrutturali, funzionali allo sviluppo dello scalo, rispettando però chiaramente la normativa ambientale e soprattutto passando attraverso le procedure di approvazione dei vari progetti gestiti dal Ministero dell'Ambiente, che sono procedure complesse, per cui bisogna anzitutto progettare la caratterizzazione, in seguito affidare, diciamo, la realizzazione della caratterizzazione ad aziende specializzate e poi quindi realizzare la bonifica dei singoli comparti. Quindi sono processi complessi, anche dal punto di vista tecnico, molto dispendiosi economicamente,
che si avviano, nel caso di Taranto, a partire dal 2003, le prime conferenze di servizi sono del 2003, e immediatamente si viene a creare una sorta di conflitto, un vero e proprio conflitto, potremmo dire, fra le ragioni del mercato, delle imprese e le ragioni della protezione dell'ambiente e, diciamo, alla base della burocrazia che gestisce il tema della tutela ambientale. Non sto a farla troppo per le lunghe, ma in questa fase, nel primo decennio degli anni 2000, questo conflitto dà luogo ad una serie di ritardi significativi sul fronte della realizzazione delle caratterizzazioni prima e della progettazione delle bonifiche poi. Chiaramente noi parliamo di ritardi dal punto di vista adottando il punto di vista delle imprese. Per l'impresa è un ritardo il fatto che la caratterizzazione debba impiegare, faccio un esempio, un paio d'anni, ecco, più o meno. A volte un po' di più, a volte un po' di meno. Dal punto di vista tecnico non è facile stimare esattamente se questo sia un ritardo o meno. Bisognerebbe entrare molto nel merito, ma entrando nel merito ci si rende conto anche che spesso le società a cui viene attribuita la progettazione o la realizzazione delle bonifiche si dimostrano inadeguate per ragioni tecniche, per ragioni economiche. Alcune società addirittura a un certo punto hanno difficoltà finanziarie, per cui, ecco, questo rimane un problema aperto, io credo, cioè non bisogna commettere l'errore di assecondare troppo una certa retorica che punta alla semplificazione, eccetera. Ora, per farla breve, la questione viene assunta come urgenza dal governo alla fine degli anni 2000. Siamo in una fase anche economica molto particolare, c'è stata la grande crisi che ha avuto un impatto significativo sul mercato dello shipment, in quali termini? In termini prevalentemente di riduzione degli affari e quindi di necessità di intensificare la centralizzazione dei capitali e soprattutto di intensificare anche le economie di scala, per cui si vanno realizzando navi sempre più grandi e quindi di conseguenza si chiede ai porti di adeguarsi con dei fondali sempre più profondi, delle banchine adeguate, eccetera. Per cui le pressioni di Evergreen, nel frattempo Evergreen cede anche una parte della società che gestisce il terminal container di Taranto ad un'altra grande azienda, Hutchison Whampoa, che è specificamente specializzata nella gestione dei terminal container. Evergreen inizia a fare pressioni all'autorità portuale, in primo luogo affinché realizzi questi investimenti progettati già da tempo. Il governo prende in mano la questione, già nel 2009 viene siglato un protocollo d'intesa tra governo, enti locali, azienda, con il quale la progettazione delle bonifiche viene affidata ad una società del governo, cioè la Sogesid, società del Ministero dell'Economia, che si occupa, fra le altre cose, anche di piani di bonifica, e la Sogesid inizia a progettare i vari interventi. 2009. Questa progettazione va avanti anche in questo caso per le lunghe, e la data drammatica è quella dell'estate del 2011, quando Evergreen decide di dimezzare il traffico sullo scalo tarantino, trasferendo una parte delle sue linee sul Pireo. È un evento traumatico, drammatico. Ancora una volta il governo interviene e con un nuovo protocollo d'intesa, anzi prima nomina il presidente dell'autorità portuale commissario straordinario, quindi vediamo qui il tentativo anche di forzare gli equilibri istituzionali e anche in parte rendere più rapida l'applicazione della normativa. Quindi il presidente dell'autorità portuale viene nominato commissario straordinario e viene siglato un nuovo protocollo d'intesa col quale si prevede entro 2 anni di finire tutte le opere previste. Dopo questo accordo, siamo nell'estate del 2012, la situazione si complica per altre ragioni. Ecco quello che diceva prima Salvadorno: sostanzialmente le società a cui viene affidata la realizzazione delle bonifiche iniziano
avviano una serie di contenziosi amministrativi lunghissimi, che hanno natura diversa. Per esempio, ecco, il caso più tipico, la società o il gruppo di società che ha perso la gara d'appalto fa ricorso. Questa è una cosa tipica che avviene almeno un paio di volte. Dopodiché, in un altro caso, si scopre che la società che aveva vinto invece non era in grado, per problemi contabili, finanziari, di realizzare quell'opera. E così via, si va così avanti. Ora sarebbe ovviamente impossibile richiamare tutte queste queste complesse vicende. Si va avanti fino al 2015, quando finalmente Evergreen decide di abbandonare definitivamente lo scalo tarantino. Il terminal container di Taranto rimane quindi così senza operatore, rimane nuovamente vuoto, almeno fino al 2019, quando c'è stata una nuova gara, una nuova assegnazione. Ora, molto brevemente, che cosa ci permette di capire questa vicenda? Ecco, anzitutto, il molo polisettoriale di Taranto, abbiamo detto, era stato concepito come un fattore propulsivo per lo sviluppo locale negli anni 70, in una prospettiva che ancora connetteva la crescita delle aree arretrate ad una forma di programmazione pubblica. L'idea non era soltanto quella, diciamo, di creare queste infrastrutture, ma alle spalle di promuovere una diversificazione produttiva, quindi la nascita di nuove imprese attraverso un forte protagonismo pubblico anche della Cassa del Mezzogiorno, attraverso i suoi enti finanziari. Ma le cose cambiano. Negli anni 90, nella nuova temperie della globalizzazione, il molo polisettoriale diventa altro. Diventa il nodo di una rete globale, queste filiere che attraversano, che passano attraverso gli oceani, e questo nodo impatta in minima parte in realtà sul contesto circostante, l'occupazione di appena 500 addetti, e al contempo è controllato e determinato da soggetti estranei. Quindi, diciamo, come abbiamo visto, Evergreen alla fine decide, no, fa il bello e il cattivo tempo in relazione a questa infrastruttura. Il ruolo dello Stato qual è? Lo Stato abdica alla funzione di programmazione e si limita ad assumere, come diceva prima anche Melania, un ruolo di facilitatore degli investimenti privati. Al contempo, però, lo Stato ricopre anche un'altra funzione che va quasi in un senso opposto, cioè di fronte all'incipiente emergenza ambientale abbiamo lo sviluppo di istituzioni, norme e procedure sempre più sofisticate, quindi uno Stato controllore, uno Stato che attraverso la sua burocrazia finisce per impattare sugli investimenti delle stesse imprese private. Ne deriva quindi una conflittualità latente fra le logiche di mercato seguite dalle imprese e la razionalità burocratica, che è appunto una sua prospettiva, un suo modo di fare autonomo. E io credo che il problema fondamentale sia l'assenza di una cornice di mediazione fra queste due istanze, che fa sì che non di rado si creino delle deflagrazioni vere e proprie, con conseguenze gravi per la collettività. E qui ho finito. Quindi a questo punto lascerei la parola al discussant, giusto? Sì, se per voi va bene, è giusto, assolutamente. Quindi Tommaso Paris, se ci sei. E devi attivare il microfono perché non ti sentiamo. Forse. Adesso può attivare il microfono, scusate, colpa mia, non era più coorganizzatore, non ho capito come mai. Esatto, mi diceva che non potevo, non organizzatore. Mi spiace, scusate, colpa mia. No, assolutamente, era solo per spiegare, perché sollecitato non intervenivo. Ecco, allora, le prime suggestioni dire che vengono dalla lettura dei panel, secondo me sono molto importanti e sono molto interessanti. Io in realtà non sono esattamente un esperto di queste tematiche, in particolar modo della storia ambientale, anche se mi è capitato, diciamo, di ragionare su queste questioni sotto un altro punto di vista. Credo che poi la scelta e l'indicazione di fare da discussant a questa redazione venga anche appunto da tentativo di intrecciare prospettive diverse. Devo dire che leggendoli insieme ne emerge innanzitutto, da un punto di vista metodologico, un elemento molto interessante, perché appunto abbiamo visto
riflessione, diciamo, sulla storia istituzionale dello sviluppo dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno, una forte attenzione alla questione dell'industrializzazione e quindi alle linee di politica economica in un arco di tempo assolutamente lungo che va, come è stato ricordato, diciamo dagli anni 60 e in realtà poi fino agli anni più recenti, ovviamente anche una forte attenzione alla questione ambientale, il tutto ovviamente riportato poi al problema del rapporto con la politica, con le istituzioni pubbliche. Quindi da questo punto di vista devo dire la lettura complessiva dei vari saggi offre molte suggestioni e molti spunti anche sul modo in cui noi possiamo ripensare la storia politica, la storia economica, la storia del territorio, la storia dell'ambiente e in realtà si potrebbe dire, ma l'intervento ultimo di Salvatore Romeo da questo punto di vista, come dire, già ci ha offerto una pista, la stessa storia globale di cui poi molto oggi si discute facendo un elemento concreto. Diciamo, più in generale, le considerazioni che posso fare sono di questo tipo. Un primo elemento che mi sembra ritorni è, come dire, l'idea comunque, che è un'idea condivisa nel corso degli anni 60, che attraverso l'intervento pubblico straordinario si potesse realizzare questo elemento della trasformazione industriale delle aree del Mezzogiorno, e quindi in qualche modo è stato anche ricordato negli interventi questa idea di portare il Sud dentro la modernità industriale. Questo è un progetto trasversalmente condiviso, appartiene sicuramente ai partiti di governo, ma è ovviamente un tema anche sentito dalle forze da loro di opposizione, su cui c'è anche una convergenza, diciamo, tra forze produttive e movimento sindacale. E probabilmente c'è anche una, da questo punto di vista è stato ricordato negli interventi, una condivisione da parte delle comunità locali. È però questa una prospettiva, uno sguardo che allora sembra risolvere un problema storico e che in realtà, come dire, si dimostra poi a distanza di pochi anni per le trasformazioni complessive che subisce il sistema economico, come dire, un intervento che in realtà poi non è in grado di reggersi sul lungo periodo dentro la fine probabilmente di un modo di organizzazione della produzione industriale a livello globale. E devo dire, e qui emerge in maniera chiara ed evidente da tutti gli interventi, anche con una forte invece sottovalutazione di quelle tematiche come ad esempio la questione ambientale, la questione del rapporto tra come dire economie, diciamo capacità imprenditoriali locali, economie locali e inserimento poi dentro un quadro più ampio di queste realtà, che invece erano problemi che sia pure magari in maniera embrionale, ma sicuramente cominciavano a essere discussi in quegli anni. Non a caso poi lo spartiacque è individuato alla fine degli anni 70. È lì che va, in qualche modo viene messa, e quello è il decennio cruciale. Per, diciamo, l'evidenza, per la più manifesta, diciamo così, prevalenza della politica sulla tecnica, per la crisi di quel modello, per la messa in discussione dell'idea stessa della straordinarietà, per probabilmente anche come dire, la necessità di ripensare quel modello complessivo che è legato anche, diciamo, all'affermazione, credo, di un altro modello industriale basato sulle medie e piccole imprese, sulla terza Italia, eccetera, e in realtà anche dentro una messa in discussione dell'elemento dell'intervento, diciamo, pubblico come elemento di forte guida e di forte programmazione. Devo dire però, se queste cose ci rimandano a, come dire, terreni in parte noti, in parte discussi, su cui è comunque sempre opportuno continuare a discutere, devo dire che forse l'elemento ancora più interessante è, come dire, del panel, è lo sguardo che offre su quello che va diciamo dagli anni 80 fino ai nostri giorni, individuando invece un nuovo, a me sembra, spartiacque negli anni 90. Cioè, in realtà è chiaro che gli anni 90 segnano, no, la fine di quei percorsi che abbiamo visto nascere negli anni 50 e vanno, come dire, a chiudersi quelle esperienze. Rimane il confronto e il problema del rapporto con quanto hanno lasciato. E lì quindi quei temi che
noi abbiamo visto in qualche maniera sottovalutati nelle impostazioni e iniziali, sono diventati dirompenti. Però, ed è l'elemento che a me pare interessante, proprio questa attenzione a questa analisi ci riporta al problema della, come dire, difficoltà nel trovare una nuova governance. Allora, abbiamo aree industrializzate che si sono deindustrializzate. Abbiamo sostanzialmente un, come dire, fallimento di quel progetto di entrata nella modernità industriale tradizionale, e però invece abbiamo le conseguenze negative di quel processo di industrializzazione e l'incapacità però di affrontarlo, perché devo dire la poi la lettura dei casi concreti che nei saggi, nei paper che sono stati mandati è molto più dettagliata e come dire è già ben argomentata nella discussione, ma ovviamente a livello di paper lo si fa in maniera ancora più chiara, è emblematica ed è anche impressionante, cioè l'incapacità, pur una volta costruito un quadro normativo che sembra adeguato, poi di tramutarlo in azione politica concreta. E anche qui torna fortissimo, lo è stato detto nella parte finale dell'intervento, come dire, il problema dello scontro tra i soggetti diversi, tra le esigenze delle comunità locali, tra le esigenze di di alcuni settori, o meglio di alcune parti dentro le stesse comunità locali, che non sempre coincidono con quelle della rappresentanza locale, le esigenze, di nuovi investitori, di nuovi attori imprenditoriali e i problemi di risanamento che si aprono. Da questo punto di vista, visto così dall'esterno, appunto da un occhio non particolarmente esperto come il mio, appare veramente drammatica la situazione della governance. E tutti i riferimenti, alla stessa difficoltà, della soluzione delle questioni per via giudiziaria, sono impressionanti. Devo dire, peraltro, in un paese in cui noi sappiamo che, il ricorso contro l'impresa vincente è, è una prassi abitudinaria anche in altri settori, un po', meno impegnativi. Quindi è evidente, che quello che appare dalla narrazione di questi processi è questa difficoltà di trovare un vero sistema di governance che riesca a ripensare il ruolo dello Stato, non più, come dice Salvatore nel suo paper, ridotto a una funzione di facilitatore. Perché l'altro elemento poi, a me pare significativo, è che rispetto alle retoriche dominanti, in realtà lo Stato, nel senso a livelli diversi, come abbiamo visto, direttamente o attraverso la mediazione di altri enti, sia stata negli ultimissimi anni del suo funzionamento la casta, siano state le attività portuali, sia stato a volte direttamente il governo, continua in realtà a, intervenire nel senso di erogare fondi pubblici per le bonifiche, volendo anche per creare appunto nuove reti, nuovi collegamenti, nuovi tessuti produttivi, senza però essere poi al contempo riuscito in realtà a, creare un quadro istituzionale efficace realmente di governance, no? Quindi con questo continuo problema della defragazione dei conflitti tra queste tante istanze, no? Giustamente si diceva prima, no, i ritardi nell'intervenire, ma non possiamo semplificare, perché in realtà alcune questioni, anche proprio alcuni interventi tecnici, sono complessi, e in realtà alcuni modelli assunti, cioè di, anche massimizzazione, dei risparmi, non sono in grado di effettuare di ottenere quei risultati, con discussioni molto ampie. Allora è evidente che noi ci troviamo qui a affrontare un tema cruciale, perché poi, lo sfondo di tutto questo panel in realtà
come dire, il grande tema che si vede, anche se non è al centro delle relazioni, ovviamente è il problema della deindustrializzazione e di come, finito il vecchio sistema produttivo, in realtà dentro la globalizzazione economica non sia semplice capire quali siano le strade. Da questo punto di vista, appunto, il caso di Taranto e del porto è un caso paradigmatico, perché, e questo Salvatore lo sottolinea con molta attenzione, diciamo nel paper, in realtà i tempi tra le speranze accese e anche, diciamo, un inizio che sembrava promettente e poi la necessità di, come dire, i cambiamenti che intervengono per la concorrenza globale, che in quel settore è fortissima, e quindi poi la necessità di reintervenire sull'ambiente, in realtà, cioè sulle caratteristiche stesse del porto, sono strettissime. E allora quello che sembrava, diciamo, una strada percorribile e tra virgolette, no, che sembrava aprire nuove prospettive, diventa esso stesso un problema e riapre queste forme di conflittualità. Allora, come dire, mi sembra che questi siano i punti e le questioni da affrontare, e queste relazioni ci pongano una serie di questioni. È finito il vecchio intervento sul mezzogiorno, abbiamo una nuova idea del mezzogiorno che non leggiamo più in termini unitari, forse per certi versi, no, abbiamo anche rimesso in discussione questo paradigma, possiamo ragionare su aree, come dire, sviluppate, aree depresse, sulle loro relazioni, sui loro commenti, ma, come dire, in che modo si tiene un ragionamento complessivo rispetto al problema di guidare e indirizzare i processi economici e anche però di controllarli rispetto a una serie di questioni che noi oggi consideriamo irrinunciabili su tutta la questione ambientale. Allora, su, in realtà, poi, come dire, questa questione, no, di quali sono i nuovi modelli istituzionali, di quali sono, di qual è il ruolo dello Stato, no? Di uno Stato che o è solo facilitatore, nel senso che poi in qualche modo eroga sostegno a privati, o che è controllore, ma lo è solo in una dimensione, diciamo, burocratico-amministrativa, che rischia poi di essere molto formale o comunque, diciamo, inefficace ed ininfluente concretamente, o perlomeno, diciamo, di trasformare quello stesso settore in ulteriore, come dire, in un elemento di pesantezza che non risponde poi a nessuna delle diverse sollecitazioni. Allora, questa è una domanda cruciale, una domanda fondamentale, e forse su questo mi permetto io di chiedere qualche, come dire, delucidazione a chi è intervenuto. Grazie, grazie mille Tommaso per gli spunti interessantissimi che hai offerto. Io non so, chiedo, diciamo, a chi gestisce il panel se c'è tempo per qualche domanda. Ecco, io mi dispiace fare il censore, vi direi 5 minuti, sì, assolutamente, mi spiace davvero dirvelo così, però non di più, nel senso che poi dobbiamo preparare la stanza per il panel successivo, però 5 minuti credo ci siano. Io intanto vedo che ci sono già alcuni dei relatori successivi, che intanto rendo costo loro, così poi abbreviamo i tempi. Grazie, grazie a tutti e a tutti. Allora, se ci sono domande, appunto, nel brevissimo tempo che abbiamo. Non vedo nessuno che alza la mano. Chiedo agli altri relatori se vogliono dire qualcosa anche rispetto a quello che ha detto Tommaso. Melania? Sì, rispetto al periodo della programmazione, che poi della programmazione, diciamo, post-cassa, che poi non sono riuscita a toccare anche per motivi di tempo nella relazione, per cui rimando al paper, volevo fare una valutazione sul periodo della programmazione di matrice comunitaria, perlomeno dando un ulteriore input di differenza fra un primo periodo di programmazione, quello 2000-2006, e il successivo periodo 2000-2007 in termini di modello di gestione e di governance.
perché il primo periodo della programmazione tenta di gestire questa diciamo valorizzazione di quello che è il modello dello sviluppo locale, quindi il protagonismo delle comunità locali e la modalità della negoziazione dei programmi negoziati, nel quadro di una strategia unitaria che deriva da una parte dal fatto che c'è un fortissimo investimento comunitario. Questo tema l'ho trattato poco nell'esposizione, ma quel periodo di programmazione è quello che ha più chiaro un indirizzo comunitario di omogeneità dell'intervento delle politiche di sviluppo regionale, per cui siamo di fronte a un quadro comunitario di sostegno che esprime delle priorità molto importanti e quindi offre delle linee molto chiare sia di interventi ammissibili sia anche di elementi di coerenza fra i diversi assi strategici. In quel periodo il modello del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione incardinato nel MEF, che ha un ruolo di ministero guida in quanto autorità di gestione del quadro comunitario di sostegno, garantisce una certa uniformità dell'azione istituzionale, quindi anche diciamo dei processi valutativi molto contingentati, scanditi proprio dalle dinamiche ex ante e ex post, che permettono per certi versi sia alle istituzioni ma anche ai privati di avere un quadro di riferimento veramente molto solido e molto trasparente e anche degli elementi di coerenza per certi versi dati fra quella che è diciamo la strategia generale di sviluppo comunitario e nazionale e quelle che possono essere le declinazioni locali. Purtroppo nel successivo periodo di programmazione questo elemento si perde e quindi noi abbiamo in quella fase forse il momento di maggiore coerenza. La questione dei porti e dei trasporti in parte esula, perché in questa fase qui un elemento determinante è che le riforme che sono varate alla fine degli anni 90 poi si trovano ad essere attuate da governi che non le hanno concepite, e questo caratterizza tutto il periodo che va appunto da Maastricht fino all'attuazione delle politiche comunitarie, ed è un grave problema perché abbiamo degli elementi di incoerenza molto forti. Sulla legge obiettivo e su il PON trasporti cominciano a farsi dei primi diciamo delle prime retromarce, per cui noi abbiamo da una parte alcuni progetti integrati territoriali, la progettazione diciamo per lo sviluppo locale che è abbastanza coerente, mentre abbiamo già questi interventi infrastrutturali che cominciano di nuovo a sfaldarsi. E questo purtroppo prosegue anche nel successivo periodo di programmazione, dove invece gli indirizzi nazionali sono quasi inesistenti, cioè c'è una grande diversità da parte delle regioni di gestione dei fondi comunitari, un sistema valutativo molto meno, diciamo, molto meno omogeneo, e in più noi abbiamo quel famoso diciamo depotenziamento del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione, che lo vede trasferirsi dal MEF al Ministero delle Attività Produttive e quindi assumere un ruolo fondamentalmente erogatore più che programmatore. Quindi anche rispetto a quel periodo lì c'è una fase diciamo più brillante che forse oggi si potrebbe prendere a riferimento, mi riferisco al Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, e invece una parte, se vogliamo definirla così, degenerativa, cioè di perdita di questi elementi di unitarietà e coerenza, che secondo me sono l'aspetto poi importantissimo delle politiche. La presenza di una strategia nazionale, no? Bene, grazie Melania anche per questo riferimento all'attualità che offre insomma molti spunti di riflessione. Io direi che a questo punto possiamo fermarci qui perché abbiamo già sforato. Ringrazio tutti, ringrazio i relatori, chi ha ascoltato, ringrazio Tommaso Baris per aver fatto da discussant, e buon lavoro al prossimo panel. Grazie Salvatore. Grazie a te Salvatore. Senti. Grazie e un saluto a tutti e tutte. Arrivederci. Arrivederci. Un bacio, grazie a tutti.